consigliere Puccio mi ha preceduto nell'intenzione di proporle la possibilità, e questa è una richiesta di Partito Democratico nella mia persona, formulata anche nella conferenza di Capigruppo da lei presieduta, di estendere le cause di incompatibilità necessariamente alla sua persona e verificare in un consiglio comunale prossimo se esistono altre cause di incompatibilità, in maniera tale da affrontare in maniera cumulativa e definitiva la questione e eventualmente decidere il merito. Rispetto alla considerazione l'incompatibilità delle due comunicazioni, chiede direttamente al Consiglio Comunale di sovrasserire. Io credo che questa sia un'impostazione non corretta, perché, come richiamava prima il consigliere Larenza, l'avvio della procedura, secondo il mio punto di vista, è determinata dal Consiglio Comunale che procede alla contestazione, e quindi è il Consiglio Comunale che avvia tutta la procedura di incompatibilità, che deve tra l'altro ritornare in Consiglio Comunale a seguito di un'istruttoria, e è lo stesso Consiglio Comunale a votare e quindi a deliberare il riferimento alla compatibilità e incompatibilità. Quindi il mio invito è quello di provvedere nel più breve tempo possibile a sanare queste questioni, mettendo nel più breve tempo possibile, convocando un consiglio con all'ordine del giorno di compatibilità, ed avviare quindi tutta la procedura per la verifica o meno delle incompatibilità, e nel caso in cui vi è la possibilità di rimuovere, dare la possibilità di venire successivi ai consigli comunali di rimuovere. Grazie. No, a conclusione del ragionamento, siccome la proposta è ufficialmente dichiarata in funzione del Partito Democratico, io le chiedo se su questo c'è la possibilità di estendere le cause di compatibilità a tutti i consiglieri comunali e di convocare a stesso giro un consiglio comunale, è possibile chiedere al consiglio comunale di esprimersi mettendo la votazione in questa proposta. Grazie.
siano legati un portale di però